prossimo intervento. Allora, abbiamo Alessandro Morgagni e Gabriele Tonelli in rete. Buon pomeriggio a tutti, inizio io, sono Alessandro Morgagni, poi la presentazione sarà completata dal mio collega Gabriele Tonelli. Intanto ringrazio il CIG per l'invito a questa sessione, intanto passo la proiezione a schermo intero. Vedete la presentazione? Sì. Sì, Ok, grazie. allora. Diciamo, in rete è la società di distribuzione del gruppo ERA, salto l'illustrazione delle caratteristiche del gruppo, società di distribuzione gas e energia elettrica, comunque sono nei documenti, agli atti, questo un po' per brevità, per lasciare un po' più spazio alla presentazione. Diciamo che proprio un anno fa al Forum SIG abbiamo fatto un intervento per presentare i nostri progetti innovativi in ambito decarbonizzazione, uno di fatto è stato appena illustrato. Un altro progetto che avevamo presentato, questa è proprio la slide che era stata presentata allora, era un progetto per l'immissione in rete di distribuzione di miscele idrogeno gas naturale. Questo progetto si motivava e si motiva tuttora con diciamo, una vista verso il futuro che già, come abbiamo visto negli interventi che mi hanno preceduto, nel breve e medio termine, vede la possibilità e l'introduzione appunto di idrogeno in rete sotto forma di miscele, sia per motivi di sector coupling, sia per riuscire ad avviare immediatamente una decarbonizzazione degli usi termici, soprattutto degli usi termici dei clienti finali allacciati. Questo progetto è stato sviluppato inizialmente insieme a Snam e poi ha visto l'ingresso di molti altri operatori. Venendo più allo specifico, per questo progetto è stata individuata una rete che avesse determinate caratteristiche, una porzione di rete che fosse funzionalmente diciamo, separabile dalla rete di distribuzione, fosse in bassa pressione, di recente realizzazione conformemente a tutte le norme oggi vigenti, quindi diciamo, tecnicamente idonea a miscele idrogeno gas naturale. Il progetto punta ad arrivare a una distribuzione fino al 10% con brevi immissioni di breve periodo. È un'area residenziale con 40 clienti finali allacciati attivi, di caratteristiche civili e domestiche, quindi evitando utilizzi del gas che potessero dare problemi per la presenza di idrogeno direttamente. Ed è una rete che, essendo è di recente costruzione, sia la rete sia sono di recente costruzione l'edilizia e gli edifici allacciati alla rete, e quindi in modo da avere tutta l'impiantistica sia nota per effetto dell'applicazione della delibera 40, quindi con caratteristiche note, materiali e tecnologie attuali, apparecchi di utilizzo conformi alla direttiva o al regolamento sugli apparecchi a gas dell'Unione Europea. Che è lo stesso, quindi apparecchi con caratteristiche analoghe delle altre sperimentazioni che sono in corso, diciamo in fase più avanzata, in altri paesi europei, come in qualche modo è stato già accennato precedentemente. Questo progetto all'inizio era un progetto, c'era un progetto di base per l'immissione di miscela di idrogeno in rete. In effetti, questo progetto, che era stato fortemente sostenuto dall'amministrazione comunale di Castelfranco Emilia, che è il comune in provincia di Modena, dove è in corso, dove è stata fatta la prima emissione, questo progetto è stato gestito da Inrete, ed è stato interamente finanziato da Inrete, sviluppato da Inrete. Però questo progetto, abbiamo deciso di aprirlo anche al settore industriale e abbiamo avuto un ottimo riscontro. E questo ci ha consentito di avere un progetto che contemplasse tutto ciò che andava dall'immissione all'utilizzo finale del gas. I partner del progetto li andrò a elencare rapidamente, ma che hanno contribuito ognuno sostenendo i costi propri e dandoci spunti e aggiungendo pezzi a questo progetto. Sono stati Snam per il supporto tecnico,
Il NOVAB, di cui abbiamo visto di entrambi precedentemente gli interventi, per la parte qualità del gas, emissioni e rendimenti e protocolli di test sugli apparecchi di utilizzo, e Anima, il Confindustria, che ci ha aiutato in una specie di call pubblica per selezionare le aziende, diciamo interne ad Anima, che fossero interessate a partecipare, e a questo progetto quindi hanno aderito Emerson, Pietro Fiorentini, Valpres, questi con i primi due con soluzioni tecniche per la riduzione della pressione della misura. Valpres per il tema di sperimentazione e di utilizzo di proprie valvole. Poi abbiamo avuto tre produttori di caldaie, comunque che hanno aderito proprio sulla parte caldaie, che sono Baxi, Bosch e Immergas. A questa serie di aziende di Anima va aggiunta per i piani cottura Electrolux, e inoltre c'è stato il supporto, cioè il supporto di Rina come ente di certificazione anche per l'analisi dei rischi. Il programma delle emissioni, quello che nella slide presentata l'anno scorso eravamo stati un po' più ottimisti, attualmente lo stato è questo: delle 4 emissioni temporanee, ciascuna di una settimana, abbiamo effettuato la prima a fine ottobre, quindi dal 24 al 28 di ottobre come periodo operativo, con una percentuale del 2%, che è la percentuale attualmente già concessa dal decreto ministeriale del 3 giugno. Sono previste ulteriori 3 emissioni, una lì vedete delle date che sono ovviamente ipotetiche, e ragionevolmente saranno, cercheremo di mantenerle, e che avranno delle percentuali auspicabilmente al 5 e arrivando fino al 10, però compatibilmente con i vincoli e i requisiti di legge, e quindi con le eventuali deroghe necessarie. Il progetto è stato comunque, anche nella percentuale al 2%, sviluppato integralmente per testarne tutte le caratteristiche, come se fosse stato sviluppato al 10, e sul progetto lascio la parola al mio collega Gabriele Tonelli. Grazie Alessandro, buongiorno a tutti. Mi sentite? Sì, così io proseguo. Sì. Parto dalle ultime affermazioni che ha fatto Alessandro circa gli obiettivi del progetto, ovvero quelli di traguardare percentuali del 5 o 10%. E proprio per quello vi vado a descrivere tutta una serie di aspetti che abbiamo analizzato, nonostante la prima emissione, come diceva Alessandro, sia stata effettuata con una percentuale del 2%. Abbiamo cercato di trattare alcuni temi generali, quali l'individuazione poi di quelli che erano gli obiettivi di interesse del progetto, cercando di allargarli e di diciamo integrarli con le proposte che sono uscite poi dai partner che hanno collaborato al progetto. Abbiamo dato il via anche a una serie di verifiche in ambito legale e in ambito risk management, e per poi passare anche a tutta una serie di aspetti legati alla sicurezza. Primo fra tutti abbiamo pensato a come progettare queste miscele, perché qui parliamo di miscele certificate già con idrogeno presente all'interno, in percentuale 2, 5 o 10%, e su queste abbiamo fatto anche delle attività finalizzate a capire poi anche l'efficacia e odorizzabilità di queste miscele, quindi la presenza di THT, prove eseguite sia in riferimento alla presenza di THT piuttosto che di TBM, anche se nel caso specifico sul comune di Castelfranco abbiamo utilizzato l'odorizzante THT già presente nella rete di distribuzione. Gli aspetti legati alla sicurezza hanno impattato anche sull'area di intervento, perché oltre all'individuazione è stato necessario gestire tutto il percorso che ha portato alla costruzione della prima emissione, soprattutto anche in relazione alla presenza di un numero notevole di maestranze di diverse imprese che hanno collaborato per allestire tutta quanta l'area. Abbiamo cercato di avere un punto di riferimento anche sulla valutazione della correttezza della misura verso il cliente finale, e in questo caso abbiamo utilizzato i nostri contatori evoluti Next Meter, assoggettandoli a dei test sia finalizzati, test metrologici per verificare l'affidabilità della misura, ma anche test di compatibilità con le miscele di idrogeno per, diciamo, certificarne poi l'utilizzo con la presenza di idrogeno in rete. L'altro aspetto che abbiamo cercato di curare nel miglior modo possibile è stato quello di coinvolgere sin dall'inizio tutti i cittadini barra clienti coinvolti nella sperimentazione, organizzando un'assemblea pubblica e aprendo delle iniziative di volantinaggio e di
e di informazione verso coloro che avrebbero poi partecipato al progetto, cercando poi anche di raccogliere tutte quelle che potevano essere le adesioni volontarie dei cittadini e dei clienti, nello specifico, per fare poi anche dei test sulle apparecchiature, sugli apparecchi utilizzatori a gas, vista anche la forte presenza di partner produttori di apparecchi utilizzatori. Sempre su questo filone abbiamo cercato di coinvolgere anche gli installatori locali, sfruttando la collaborazione e il coordinamento delle associazioni di categoria, organizzando dei webinar specifici nel quale abbiamo informato gli installatori della zona. Ecco, okay. Il passaggio ulteriore, sempre nell'avanzamento verso lo svolgimento della prima emissione, è stato quello poi di portare a termine una serie di attività operative che avevano lo scopo di preparare l'attività e di conseguenza poi svolgerla. Qui queste attività quali sono stati? Chiaramente, dunque, la prima cosa che abbiamo fatto a valle dei test sui NextMeter in rete, abbiamo installato questi contatori in ogni singolo PDR interessato dalla sperimentazione. Abbiamo chiaramente preparato l'area allestita sotto forma di cantiere, collegando tutte le utenze necessarie e predisponendo anche il punto di immissione della miscela. Abbiamo installato le black box, ovvero tutte le apparecchiature con specifico riferimento a quelle di riduzione misura messe a disposizione dai partner di progetto, e abbiamo fatto tutta una serie di controlli preliminari di sicurezza sugli impianti di utenza, che poi dopo vi vado a descrivere un po' più nel puntuale. Altre attività fatte verso l'utenza finale sono anche quelle riferite a coloro che hanno accettato, diciamo, in modo volontario, hanno aderito a dei test ulteriori sugli apparecchi utilizzatori. Abbiamo fatto delle prove di rendimento e verifica delle emissioni su questi apparecchi utilizzatori. L'emissione è iniziata il 25 di ottobre ed è continuata in H24 fino al 28 di ottobre. E l'attività è stata presidiata in H24 da personale tecnico qualificato, e nello stesso tempo dal personale tecnico di In Rete sono state messe in atto delle attività finalizzate a sorvegliare in orario diurno questa emissione, quali una fra tante, ad esempio un'attività anche di ricerca fuga a tappeto su tutta la rete di distribuzione e sugli allacci d'utenza, fatta sia a livello preliminare, cioè prima dell'emissione, ma fatta anche durante l'emissione per verificare eventuali alterazioni dovute all'emissione di idrogeno. E come dicevo prima, sono state fatte delle analisi puntuali anche sul rendimento, sull'emissione degli apparecchi e anche puntuali sulla qualità del gas, sia lungo la rete che nel punto di emissione, sia qualità del gas che presenza di odorizzante. Al termine dell'emissione è stato smontato tutto il materiale presente, tutte le apparecchiature presenti nell'area, per poi utilizzarle successivamente nell'emissione successiva. Passo all'ultima slide, così concludo un po' il focus, perché vi ho individuato un focus specifico. Alessandro, se puoi cambiare slide. Come prima chiedo alla regia se mi può rimandare la condivisione, perché si blocca. Beh, intanto io ve lo descrivo, così non voglio portare via tempo agli altri relatori. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo, in riferimento alle miscele, preliminarmente all'emissione, questo per la tutela più che altro e la salvaguardia dell'esercizio della clientela finale, abbiamo fatto un'attività di test rinoanalitici per rintracciare, verificare la rintracciabilità dell'odorizzante nelle miscele utilizzate. In più abbiamo fatto anche tutta una serie di controlli puntuali, come vi dicevo prima, sull'utenza, dove abbiamo verificato sia la tenuta degli impianti di utenza, ma cercato di verificare anche la composizione delle utenze, composizione intesa a livello di apparecchi utilizzatori e di potenzialità di questi ultimi. Questa cosa qui ci è servita soprattutto anche per poter parametrare i nostri NextMeter, che sono stati installati con dei dispositivi di miglioramento della sicurezza integrata al cliente finale, che sono in pratica la valvola di eccesso di flusso per l'eccesso di portato, il dispositivo di rilevamento di fenomeni sismici, che anche questo comanda l'elettrovalvola, e il comando di chiusura dell'elettrovalvola dettato dagli eventuali carenze o eccessi di pressione di distribuzione. E durante le emissioni, poi, come dicevo prima, con la collaborazione di InnoVab è stato effettuato una serie di test sugli apparecchi utilizzatori per i clienti che hanno accettato, diciamo, le attività volontarie, che hanno aderito volontariamente, test di rendimento e test di emissioni. Io vi ringrazio per l'ascolto, ho terminato la mia esposizione. Grazie, scusi per l'interruzione e il richiamo sui tempi, la presentazione era oggettivamente interessante
ma appunto abbiamo dei vincoli. Grazie.